Io però volevo cogliere l'occasione per parlare di manovrina ancora un attimo, di salutare Lino Stoppani, il vicepresidente di Confcommercio, in collegamento con noi da Milano, perché il presidente del Consiglio ha detto che tasse nuove non ce ne saranno, ma sembrerebbe che invece qualche tassa arrivi. Una riguarda i giochi, lei è anche presidente di FIPE, cioè i pubblici esercizi, insomma. In qualche modo si sta mangiando la parola, secondo lei, Gentiloni? No, è chiaro che quando si fanno interventi che toccano il portafoglio delle aziende o dei contribuenti è sempre un'operazione molto complicata. È chiaro che pertanto vengono richiesti comunque dei sacrifici tra il rischio di avere una variazione sulle quelle che sono le aliquote IVA, un intervento sui giochi, evidentemente Vabbè, il mondo sì. di commercio è Non è in questa favorevole. partita che si parla di IVA sulla manovrina, ovviamente sarà poi nel caso in autunno e già comunque Ma noi non Madonna ha detto che per il dobbiamo 2018 possiamo perdere. stare tranquilli. Ok, però insomma l'occasione per ribadire la preoccupazione del Dopo settore ne su questa prospettiva parliamo. va sfruttata. Mentre invece sul tema dei giochi, insomma, è chiaro che qui abbiamo la riconferma che da una parte c'è un problema sociale vero che è il tema delle ludopatie, e dall'altra parte il tema del gioco è invece un elemento di forte convenienza fiscale per lo Stato, per cui è chiaro che l'intervento penalizza il mondo del gioco e tutta la filiera, ma immagino che possa essere accettato in un contesto, insomma, di grande criticità nella quadratura dei conti pubblici. Lei dice, non è un caso che si tassino giochi e tabacchi, nel senso, e non il pane e il latte. Stoppani, ovviamente a lei vengono le bolle appena io dico che si potrebbe aumentare l'IVA per tagliare il cuneo fiscale. È una scelta certamente che, non, che è sbagliata, almeno dal nostro osservatorio. Poi è chiaro, trovare la quadra ad un bilancio così complicato, con un livello di deficit pubblico di queste proporzioni, evidentemente molto difficile. È chiaro che lo scambio penalizzerebbe certamente i consumi, perché se il cuneo fiscale va a favorire i lavoratori dipendenti, un intervento sull'IVA toccherebbe invece tutti i consumatori con degli effetti devastanti su quelli che sono i consumi, a meno dal nostro osservatorio. Tra l'altro, l'adeguamento dell'IVA si parla sempre dell'aliquota ordinaria, non si parla invece dell'aliquota agevolata, per esempio sul turismo. Consideriamo il turismo un asse di questo paese, c'è cioè l'ipotesi di portare l'aliquota dal 10 al 13%, che creerebbe un disastro su un settore che ha bisogno di investimenti. C'è un piano strategico che, tra l'altro, fa anche un ragionamento sui temi della fiscalità del turismo, ed uno degli asset assolutamente da non toccare sarebbe il livello attuale di tassazione, che è già considerato alto, soprattutto se confrontato con i competitor internazionali. Per cui riteniamo e ribadiamo, insomma, qualsiasi operazione su un'aliquota IVA, che sono già, a nostro avviso, molto alta, castigherebbe ulteriormente i consumi in una fase di lenta o quasi ferma crescita, che ovviamente ha bisogno di interventi più strutturali. Proprio a questo riguardo, un suo commento. Noi ci siamo presi la briga di guardare il bilancio di Facebook del 2015. Qua in Italia ha pagato 200.000 euro di tasse, che insomma, ci siamo confrontati con suoi colleghi a Confcommercio, sono le tasse che paga un piccolo medio albergo. Sul tema delle tassazioni e transazioni internazionali via web c'è un bellissimo articolo oggi sul Sole 24 Ore, per cui è materia di studio e di approfondimento. È chiaro che il tema delle tassazioni e transazioni internazionali è un tema che ci tocca con la sharing economy, insomma, dove c'è una ventilazione di dividendi e di fatturati, dove molto spesso si fanno i fatturati in un paese e si paga poi la fiscalità in paesi di convenienza. È chiaro che qui è una materia molto complessa, anche perché seguire quella che è la tracciabilità dei Non è facile, collegamenti non è certo. assolutamente facile, però insomma è il futuro, insomma, è una visione diversa anche su quella che è una tassazione nuova, su quella che è la fiscalità delle transazioni via web, è un tema che certamente un buon governo dovrebbe attrezzarsi ad impegnarsi a risolvere.